In questo video vedremo come è possibile disegnare quella molla stilizzata che si vede nella simulazione. È possibile immaginare due modi per tracciare delle molle stilizzate come quelle della simulazione e per capire come funzionano utilizziamo anche in questo video GeoGebra. Il primo esempio funziona come una porta a soffietto. Ci sono dei punti che durante l'estensione della molla rimangono sempre alla stessa distanza, ottenendo appunto questo effetto come quello di una porta a soffietto. Il problema, almeno in GeoGebra, è che se estendiamo troppo la molla, che cosa capita? Che la costruzione non riesce più a, diciamo, a visualizzarsi perché la distanza tra i punti dovrebbe aumentare mentre è fissa e quindi non si ha più l'intersezione che permette di disegnarli. Infatti, come si ottiene questo tipo di porta soffietto? Si dovrebbe disegnare un segmento che parte dal primo punto della molla fino all'altro estremo. Questo segmento viene diviso in parti uguali che danno i punti F, E, G, eccetera, e in questi punti si tracciano delle circonferenze con centro in questo punto A che passano per il punto J, col centro nel punto F e che passano nel punto J e così via. Tutti i punti della seghettatura vengono ottenuti mediante intersezioni di circonferenze. Ciò significa che quando noi estendiamo la nostra molla a soffietto, il punto J è sempre dato dall'intersezione di due circonferenze e così tutti gli altri punti. Se noi estendiamo troppo la molla, le circonferenze non si intersecano più. Questo potrebbe essere un modo per realizzare appunto una molla disegnata in modo stilizzato, ma non è sicuramente il più pratico. Il secondo esempio invece risulta più semplice. A parte il fatto che in questo esempio risulta un po' deformato perché non ho scelto bene i punti, però l'effetto non è quello di una porta a soffietto, ma i punti, vedete, allungano gli anelli della molla, mantenendo costante, l'apertura degli anelli. Se immaginate che dal punto R parta una serie di anelli, come quelli appunto di una molla, questi anelli rimangono sempre con la stessa apertura, con lo stesso diametro, anche se noi stringiamo la molla in modo da accorciarla, come in questo caso. Questo modo è più semplice per quale motivo? Perché il nostro segmento, che possiamo disegnare come prima, è stato nuovamente suddiviso in tante parti uguali, in questo caso mi pare siano 8, e per ottenere gli anelli della molla, che cosa si è fatto semplicemente? Si sono tracciate delle rette parallele al segmento, rette parallele al segmento, che mantengono sempre una stessa distanza dal segmento. L'effetto, ecco, qui si nota che le rette parallele sono sempre alla stessa distanza dal segmento. L'effetto rende bene come il precedente, ma è più facile da realizzare dal punto di vista grafico della programmazione in JavaScript. Per quale motivo? Perché noi possiamo prendere l'inclinazione di questo segmento e far partire dai punti in cui lo abbiamo suddiviso delle rette perpendicolari al segmento stesso. Su queste rette perpendicolari possiamo
prendiamo di volta in volta un punto in modo alternato, un punto che si troverà sempre alla stessa distanza dal punto sul segmento. Di conseguenza si tratta di lavorare dal punto di vista della programmazione con dei coefficienti angolari che vengono trasformati poi nei coefficienti angolari delle rette perpendicolari al segmento e su queste rette perpendicolari ogni volta si prendono degli spostamenti congruenti, sempre uguali. L'effetto risulta accettabile e per le nostre simulazioni abbiamo una molla semplice da disegnare e che rende l'idea di una forza elastica che agisce tra due punti. Ma vediamo com'è possibile tracciare il disegno di questa particolare seghettatura. Metteremo tutto in un contenitore che chiamiamo spring, che sarebbe molla in inglese. Per ora spring è vuoto, è un contenitore vuoto, e cominciamo a popolarlo mettendo innanzitutto una variabile colore che poniamo uguale a un verde scuro. 080 corrisponde a un verde scuro, infatti il verde arriva solo a 8 unità sul massimo di 15, mentre il rosso e il blu sono uguali a 0. Quindi abbiamo definito un colore per la nostra molla che abbiamo inserito nel contenitore. Poi mettiamo un numero di suddivisioni pari a 20. Potremmo cambiare tranquillamente questo valore per ottenere una seghettatura più fitta o meno fitta. E questo lo mettiamo nella variabile segmenti, segs. Qui invece definiamo la funzione draw che verrà poi richiamata nella funzione update che aggiorna la simulazione per disegnare la molla istante per istante, tenendo conto della posizione dei due punti estremi. Vediamo com'è fatta la funzione draw. Questa funzione che si occupa di tracciare la molla accetta come argomento la posizione di un estremo che viene fornita mediante le coordinate x con 0 e y con 0 e la posizione dell'altro estremo x con 1, y con 1. Saranno questo punto fisso nella simulazione e le altre coordinate, le coordinate del punto legato alla molla. Questi sono gli argomenti che vengono passati. Quali sono le funzioni richiamate di volta in volta? Le prime sono le solite che definiscono il colore del tracciamento, lo stroke style. Le linee risulteranno del colore che abbiamo definito prima, cioè un verde scuro. Poi, sempre sul context, che rappresenta la grafica della simulazione, definiamo una larghezza di linea, line width, uguale a 1. E queste sono semplicemente delle costanti come quelle che abbiamo impostato in precedenza. Qui inizia il tracciamento vero e proprio, con begin path e si chiude con close, qui in fondo, dopo aver richiamato la funzione stroke che traccia la linea vera e propria. Tutti i comandi che servono per tracciare sono qui in mezzo e come vedete sono parecchie linee abbastanza complicate. La prima linea importante è quella che richiama la funzione moveTo che porta il tracciamento a posizionarsi su x con 0, y con 0, che potrebbe essere il punto fisso della simulazione. Dopodiché si calcolano dx e dy. Che cosa sono? Sono la differenza tra le ascisse dei due punti estremi della molla e la differenza tra le ordinate. Ricordo che il rapporto tra dy e dx non è altro che il coefficiente angolare della retta su cui poggia il segmento della molla e quindi sarà utile questa coppia di variabili che contiene queste differenze per trovare il corretto
la corretta inclinazione della molla. Poi si calcola questa variabile len, che sta per lunghezza, in cui mediante il teorema di Pitagora si calcola la lunghezza della molla in un dato istante. Notate che viene utilizzata la funzione SQRT, che è la funzione che calcola la radice quadrata. La radice quadrata di che cosa? Di dx al quadrato più di y al quadrato. E questo è proprio la formula che useremo per calcolare la distanza tra i due estremi della molla. Ora, se questa distanza risulta maggiore di 0, eseguiremo il disegno della molla. Perché maggiore di 0? Per evitare, visto che qui c'è una divisione per la lunghezza, per evitare un errore di divisione per 0. Ovviamente, se la lunghezza della molla è 0, vuol dire che gli estremi coincidono e quindi non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla da disegnare. Ora vediamo che cosa succede se la lunghezza non è 0. Ecco, innanzitutto viene calcolata questa variabile in invlen, sarebbe l'inverso della lunghezza. Infatti vedete che c'è un 4 diviso len, la lunghezza della molla. Che cosa rappresenta questo 4? Rappresenta il diametro degli anelli di questa molla, che ora vale 4 pixel. Se noi mettiamo 40, mettendo 40, ecco, osservate che gli anelli di questa molla si sono ingranditi notevolmente. Quindi questo 4 rappresenta un valore costante che darà il diametro di questi anelli. Mentre di per sé la variabile contiene l'inverso della lunghezza della molla. Dopodiché si mette in questa variabile contatore maxct il numero di segmenti. Lo mettiamo in una variabile perché viene richiamato due volte, e così per non scrivere tutte le volte spring.segs lo mettiamo in una variabile di appoggio che si chiama maxct. Ora inizia la parte importante della funzione, è rappresentata da questo ciclo for, che funziona in questo modo. Inizia impostando una certa variabile ct al valore 1. Dopodiché il ciclo viene eseguito fin quando la variabile ct rimane minore del max ct, cioè il numero di segmenti che abbiamo visto prima. Ad ogni ciclo la variabile viene incrementata di una unità e sarebbe questo ct più più. Ecco, questo ciclo quindi viene eseguito partendo da 1 fino a raggiungere, nel nostro caso, 19, il valore 19, visto che max ct è posto uguale a 20. E per ogni ciclo ct assume il valore 1, 2, 3 e così via fino a 19. Qui è solo un'impostazione di un ciclo, il vero disegno viene effettuato nella riga sottostante. Vediamo che cosa fa. In pratica traccia una linea a partire da dove? A partire all'inizio dal punto x con 0, y con 0, dove la funzione moveTo aveva spostato il cursore di tracciamento. E quindi quando ct vale 1 verrà tracciata una linea da x con 0, y con 0 fino ad arrivare al punto individuato da queste coordinate. E adesso vediamo che cosa significano queste coordinate. Per capirlo meglio, eliminiamo per il momento questa parte qui, dal più in poi. Ecco, notate che non abbiamo più la seghettatura, ma abbiamo una linea continua, un segmento. Questo segmento in realtà è composto da 19 segmentini che sono allineati.
Infatti è stato disegnato richiamando 19 volte questa funzione line to. E che cosa fa? Vediamo al primo passaggio quello che succede. Dicevamo che la linea viene disegnata a partire dalle coordinate x con 0 e y con 0 che corrispondono al punto fisso, qui al centro. Fino a dove viene disegnata questa linea? Fino a delle coordinate che hanno come ascissa il valore x con 0, quello di partenza, più un piccolo passo che è dato da dx, la differenza tra le ascisse, diviso max ct moltiplicato per ct. In pratica, visto che ct vale 1 e max ct è uguale a 20, noi abbiamo moltiplicato dx per un ventesimo, spostandoci perciò in orizzontale di un ventesimo della lunghezza della molla, o meglio della componente orizzontale della lunghezza della molla. La stessa cosa la facciamo con la y. La coordinata y diventa y0, l'ordinata di partenza, più dy, la differenza tra le ordinate, sempre moltiplicate per un ventesimo, e quindi verrà tracciato un piccolo segmento della lunghezza di un ventesimo, pari a un ventesimo della lunghezza, complessiva della molla. Se noi togliamo il ciclo, dovremmo riuscire a vedere, appena si rigenera, ecco, se commentiamo anche l'ultima riga che non ho ancora spiegato, dovremmo riuscire a vedere questo segmento lungo un ventesimo. Non si vede perché un ventesimo è troppo piccolo. Proviamo a mettere 10, vediamo se, ecco, comincia a notarsi. Mettiamo 2, così si vedrà bene questo segmento. Ecco, questo è una parte della nostra molla che viene generato dal primo ciclo e, essendo richiamato questo ciclo 20 volte, costruisce segmento per segmento tutta la molla. Ma a cosa serve tutto questo lavoro? Serve, riportiamo tutto alla situazione iniziale, serve perché se noi spezziamo la molla in tanti segmenti, riusciamo anche a eseguire il lavoro di seghettatura. Cioè, invece di disegnare il punto dove ora lo stiamo disegnando, aggiungiamo un piccolo spostamento che è pari all'inverso della lunghezza della linea moltiplicato per 4, moltiplicato anche per dy nel caso delle ascisse e per dx nel caso delle ordinate cambiato di segno. Che cosa provoca questa aggiunta alle coordinate? Provoca uno spostamento rispetto alla direzione della linea laterale. Uno spostamento che, per quanto riguarda il primo punto, provoca il primo dente della seghettatura. Ma perché l'ascissa x viene associata a dy, mentre nella prima parte l'abbiamo associata a dx, e sotto ritroviamo dx invece di dy, e per giunta cambiato di segno? Il motivo è semplice, perché noi vogliamo spostare questi punti della seghettatura perpendicolarmente alla linea. Ora, quale coefficiente angolare ha la linea? Ha un coefficiente angolare che è pari a dy diviso dx. Ora, è facile dimostrare in geometria analitica che il coefficiente angolare di una retta è uguale al reciproco del coefficiente angolare della retta ad essa perpendicolare cambiata di segno.
Quindi se questo segmento ha un coefficiente angolare che è pari a dy fratto di x, un segmento perpendicolare avrà come coefficiente angolare meno dx fratto di y, quindi il reciproco cambiato di segno. Per effettuare lo spostamento di questa seghettatura è sufficiente perciò spostarci rispetto al punto che sarebbe restato sulla linea di una piccola quantità, in questo caso 4 pixel, e lo spostamento deve avvenire perpendicolarmente. Quindi la scissa viene moltiplicata per dy, la parte che riguarda l'ordinata viene moltiplicata per dx e inoltre i due contributi hanno segno opposto perché deve avere segno opposto il coefficiente angolare. Subito dopo aver tracciato questa prima linea, viene invertito il segno della variabile invln. Che cosa significa? Che il più e meno nel ciclo successivo diventerà meno più per quanto riguarda il valore dell'inverso della lunghezza. Di conseguenza, se prima, nel primo ciclo, ci eravamo spostati ad esempio verso destra per disegnare il primo dente della seghettatura, cambiando segno, nel secondo passaggio ci si sposterà verso sinistra. E così alternativamente fino a disegnare tutta la seghettatura della molla. Terminato il ciclo, viene chiusa la seghettatura arrivando con l'ultima linea fino all'altro estremo della molla, quello di coordinate x con 1 e y con 1. Dopodiché si disegna tutto questo percorso tra begin path e close path con stroke. Ecco, questa in sintesi, purtroppo, estrema sintesi, è la spiegazione di come può essere disegnato, utilizzando la geometria analitica, una linea seghettata che rappresenta la nostra molla stilizzata. In uno dei prossimi video che riguardano la grafica di queste simulazioni, vedremo come disegnare altri elementi utili per rendere queste simulazioni più, tra virgolette, realistiche o comunque graficamente più accattivanti. Non mi resta quindi che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video.